Avvocato Paolo De Troia, siamo qui oggi alla scuola Giannone per una mattinata in ricordo di sua madre. Di che cosa si tratta? Abbiamo istituito nel 2019 con la preside Roberta Cassano del Giannone Masi questa borsa di studio alla memoria di mia madre, che è stata una docente del Giannone negli ultimi 20 anni della sua carriera, quindi una fase molto lunga della sua carriera, ma lo era stata già alla fine degli anni 50, quando il Giannone non era ovviamente qui in via Sbano, ma era al Palazzo degli Studi. È stata una docente di italiano e storia al Giannone, negli istituti tecnici in genere, anche se lei poi era laureata in filosofia, quindi nei primi anni della sua carriera lei ha insegnato filosofia nei licei all'istituto magistrale. Ha profuso grandissime energie, devo dire, per la scuola in genere, non solo come docente di italiano e storia, ma anche proprio come educatrice. Quindi lei ha cercato in tutti i modi di far sì che questa scuola fosse una palestra di vita per i ragazzi, e quindi ha cercato anche con loro di commentare a scuola in quei tempi, negli anni 70-80, i quotidiani, articoli del giorno, e quindi li commentavano insieme. Poi lei faceva dei collegamenti ovviamente con il passo di antologia o di storiografia, e quindi cercava anche di attualizzare il più possibile, rendere un po' più leggere certe materie, come non so, anche i Promessi Sposi, che sono anche molto odiati dai ragazzi, però cercava di alleggerire in qualche modo l'italiano e la storia, che erano le sue materie di insegnamento. E niente, quindi io ho pensato di creare questa borsa di studio alla sua memoria in questa scuola, perché è stata, diciamo, lei era un po' un'istituzione qui al Giannone come docente.